porre, ottenuta col cuore più che col gioco dopo lo svantaggio rimediato in apertura. Vedremo poi in sequenza il pareggio di Righi e il gol vincente di Marzini, legittima la sua esultanza, ottimo sin qui il campionato del difensore originario di Rotello. Il Gela di Righetti, che 8 giorni fa ha battuto il Taranto, ha dato ottima impressione di sé confermando i progressi delle ultime domeniche. Chissà se Russo si aspettava una gara così sofferta e tirata. Me l'aspettavo perché avevo visto il filmato della gara di domenica scorsa a Gela Taranto e quindi mi sono subito reso conto di trovarmi di fronte oggi insieme ai ragazzi con una squadra molto spigliata, diversa da quella che avevamo incontrato prima, quindi molto sicura delle proprie giocate e anche abbastanza ricca di personalità. Questa è stata una delle partite più sofferte a Romagnoli per il Campobasso, forse una delle migliori squadre vista nel Molise. Sì, sicuramente c'è una consolazione, perché insomma giocare bene e poi perdere la partita in malo modo come abbiamo perso oggi noi, sicuramente c'è una grande amarezza. Io ho visto una grande squadra oggi, insomma non meritavamo sicuramente di perdere. Però devo dire onestamente che quando abbiamo avuto la possibilità di colpire in offensiva verticale e anche in rapidità, ci siamo procurate diverse buone occasioni, però siccome sapevo che era una gara che potevamo sbloccare sulla palla inattiva, difatti ci ha provato moltissime volte Moretti, avendo questa capacità balistica e sfruttando il campo, l'abbiamo trovata alla fine addirittura quando eravamo 10 contro 11, quindi... Ecco, merito del Campobasso averci creduto sino alla fine, ma ad un certo punto è sembrato che ormai il centrocampo non ce la facesse più e c'era anche l'uomo in meno. A quel punto Russo si sarebbe anche accontentato del pareggio. Era una squadra che mi metteva nelle condizioni di essere quasi impotente, perché proponendosi quasi sempre con 4 attaccanti, perché Procopio e Tassoni avevano questa mansione alle spalle degli altri due, Brutto e Nassi. Quindi io, per aumentare il potenziale offensivo della mia squadra, è chiaro che dovevo scoprirla ancora di più, e come ha detto lei, con un centrocampo che non ci dava un incontrismo solito, abituale. E quello degli incontristi potrebbe essere un problema anche domenica prossima da Cireale. Non sarà della partita di Napoli, ieri espulso, e che dunque sarà certamente...